Salve a tutti, io sono DroneGamer e bentornati su Void Train. Oggi finalmente scopriamo come aggiungere vagoni al nostro treno. Prima sblocchiamo un laboratorio chimico e anche una cucina. Inoltre affrontiamo tante pericolose creature, alcune ci sbarreranno la strada sui binari e ci attende anche uno scontro a fuoco contro misteriosi soldati a difesa delle stazioni. Buona visione! Amici del sottovuoto, ben ritornati a bordo del nostro trenino dell'amore! E... no, gente, vi ho mentito. Non c'è amore a bordo di questo treno e questo a malapena lo potrei definire una locomotiva. Abbiamo una sola carrozza, porca di quelli per porca. In teoria quest'oggi dovremmo imparare i segreti di misteri che ci permetteranno di allungare il nostro treno. Diventerà un treno lungherrimo che neanche il Rocco di Trenitalia, santo cielo. Datemi giusto un secondo che stanno arrivando quelle simpatiche e docili creaturine e ho scoperto che di tanto in tanto... oilà! Se siamo fortunati, ci droppano un po' di risorse, come ad esempio qui abbiamo della pelle e questa roba gialla dovrebbe essere... del grasso! Aspetta, avevo ucciso un'altra di quelle creaturine prima? Ora sappiamo come ottenerlo, a volte ti potrebbero droppare della carne. Dobbiamo solo aspettare che siano abbastanza vicini al nostro treno e il gioco è fatto. Abbiamo anche incontrato creaturine molto meno tranquille e pacifiche, come lo squalo del vuoto che sul finale dello scorso episodio ha provato a divorare il nostro treno. Immagino che attaccherà anche noi qualora non fossimo a bordo della nostra locomotiva. Perfetto, intanto vediamo di ripartire all'avventura. Vedo un po' di ferro laggiù, allora aspetta un secondo che vedo di recuperarlo al volo perché ci serviranno un bel po' di lingottozzi. Come non ho spazio? Aspetta, aspetta, non ho spazio in inventario, no. Levati, porca di quelli per porca, frena. Allora, facciamo una cosa tattica. Vediamo di mettere un po' di ferro nel nostro fonditore per ottenere dei lingotti di ferro, che è cosa buona e tanto giusta. Saltiamo di nuovo fuori perché ne abbiamo uno qui. Dimmi che ce la faccio. E un altro qua. C'è un creaturino. Aspetta, fanne fuori qualcun'altra. Porco cane, ok, ci ha droppato una bistecchina. Ribadisco, io spero che tutta sta roba sia commestibile, oppure mi piglierò la peggio cacarella, ma vabbè, dettagli. Allora, tutti i nostri inventari sono praticamente pieni, porca di quelle iperporca. E sì, mi sono accorto che abbiamo messo le ceste al contrario, gente, non stiamo a fare i fiscaloni. Ora che abbiamo il grasso, posso utilizzarlo al tavolo di ricerca per sbloccare i componenti chimici che a loro volta ci sbloccheranno altri progetti, che è cosa buona e tanto giusta. Ottimo, quanto abbiamo sbloccato dell'inventario? Praticamente nulla. Aspetta, spostami questo qua. Li ho visti. Ciao piccoli stellini. Ancora grasso per Papino. Lo scorso episodio ho sparato 8000 volte a quelle creature e non mi avevano droppato praticamente nulla. Ok, qui abbiamo altri lingotti. Se ho visto bene, qui abbiamo un rocchetto di filo di rame, che in realtà mi pare che ci serva per il prossimo progetto, ovvero i componenti basilari di secondo livello. No, mi richiede una risorsa che non so come craftare per adesso. Ma la smettete di fare più più quando mi passate in parte, che cocchio! Troppa dolcezza, santo cielo! Aspetta che tanto recupero un altro po' di grasso. Ottimo. Spero anche di imparare a cucinare quanto prima, perché stiamo sprecando un sacco di risorse alimentari di base. Allora, facciamo ripartire il tutto. Oh, senti, a sto punto devo piazzare volgarmente un altro container, tipo qua davanti. Appena avremo un altro vagone, vedrò di gestire al meglio lo spazio a nostra disposizione. Aspetta che provo a eliminarli di nuovo. No, stavolta non mi hanno droppato nulla. Mi sento un po' in colpa, ma non troppo. Uilalala. Vieni dopo, Pino. Aspetta che ho visto altre cose. Quanta roba, tanta roba. Treno, non correre troppo. Uilà, sta zona è veramente molto ricca. Quello che mi preoccupa maggiormente è che queste sono chiaramente le paratie di una locomotiva, di un treno. Questo vuol dire che altre persone sono passate lungo questi binari. Probabilmente sono quelli che hanno costruito le ferrovie e i binari stessi e sono stati attaccati dalle varie creature che popolano questo strano universo. Mi domando dove finiremo alla fine di questo lunghissimo viaggio. Aspetta che... ah, santo cielo, non posso recuperare risorse alimentari. Abbiamo troppo poco spazio nel nostro inventario. Allora, vedi di dropparmi per adesso qui la pelle, che non so cosa cocchio farci. Siamo anche pieni zeppi di prodotti chimici. E casomai vediamo di bere e mangiare un attimino, che cosa buona e tanto giusta. Spostiamo anche... anzi, uniamo i lingotti. Questo lo spostiamo qua. Ok, decisamente molto meglio. Aspetta che vado in retro perché ho lasciato indietro un po' di risorse. Abbiamo un rocchetto. Vediamo un po' se posso craftare quei materiali avanzati. Ancora no, purtroppo. Dannazione, dobbiamo scoprire probabilmente qualche altro progetto segreto. Allora, treno, non far boiate, mi raccomando. E lascia che Papino recuperi tutto sto po' di ferro. Guarda quanto ne avevo lasciati indietro.
Ah, veramente? Il checkpoint è ancora bello distante per mia fortuna, quindi vediamo di affrettarci e recuperiamo il resto delle risorse. Anche se i componenti chimici ne abbiamo in quantità industriale, non so più dove metterli. Perfetto, recuperami anche questo. Torniamo rapidamente a bordo. Treno! Troppo veloce, rallenta, porco cane. Direi di craftare casomai anche qualche lingotto di rame, almeno un paio, perché come ho detto dobbiamo liberarci di tutti quei componenti chimici. Ok, vediamo di raggiungere casomai la prossima stazione. Forse è lì che potremo costruire i nuovi vagoni per il treno. Aspetta un attimo, cos'è sta roba? C'è qual quadra che non cosa? Oddio, c'è un ostacolo! C'è un ostacolo! Aspetta, 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 aspetta! Frena! Ok, il gioco ci dice che di tanto in tanto, lungo il percorso dei binari, potremmo incontrare degli ostacoli. E... ok, in teoria dovrei potermi avvicinare. Non penso sia una creatura che mi farà del male. Però... sento un rumore brutto. Forse è questa creatura che lo emette. Oh, queste sono parti del suo corpo. Allora, vediamo di sparare direttamente sul frutto. E voilà! Non c'è droppato niente, ma che tristezza. Perfetto, allora aspetta che intanto recupero qualche altra risorsa. No, sento un rumore brutto, come qualcosa che sta svolazzando attorno a noi. Signori, fate attenzione che venite investiti dal treno, potrebbe essere pericoloso. Ma guarda che gentile, mi ha droppato un altro po' di carne cruda. Ho visto che ci sono anche le balene, delle creature gigantesche che in teoria non dovremmo ancora poter incontrare. Col culo che si ritrova il DeLong Gamer, probabilmente accadrà comunque. Aspetta, 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 che t'ho visto adesso? Non mi dire inventario pieno perché piango nel profondo. Ok, ottimo. Dovremmo essere circa a metà strada. Allora, vediamo di fermarci. No, no, non volevo aprire la chest, volevo fermarmi un secondo, perché a questo punto dobbiamo costruire quel cocchio di laboratorio che mi richiede anche delle viti. Vediamo un po', dovremmo avere tutti i lingotti che servono per le suddette viti. Sviluppatori, non per criticare, ma con un lingotto di metallo ci faccio ben più di una vite. O forse lui intende un set di viti. E tanti saluti. Ancora carne. No, davvero devo farmi il cucinino quanto prima. Hai finito lo spazio, Lon? Lascia, lascia. Porta pazienza, allora ritorniamo qui. Scarichiamo per adesso i nostri lingotti da questa parte. Ottimo, recuperiamo le viti, perfetto. E piazziamo letteralmente in culolandia sto cocchio di laboratorio di primo livello. Non lo metto, senti, mettiamolo per adesso qua dietro. E chi si è visto, si è visto. Basta farmi più più in parte. Porco cane, se no vi sparo per così di principio. Ok, per adesso lasciamoli andare. Allora, diamo un'occhiata. Molto steampunkoso questo laboratorio di livello 1. Quindi è una struttura che probabilmente potremo level upare in futuro. Oh, questo era il grasso, quindi possiamo anche ottenere della resina. Vi vedo, ragazzuoli. Oppure un composto chimico instabile. Ok, per adesso vediamo di ottenere il grasso che ci serve, che tuttavia richiede del grasso normale e dei componenti chimici standard. Ok, non è un grande problema, vista l'immane quantità che abbiamo. Oh mio Dio, sono pieno zeppo di parti metalliche. Allora, aspetta un secondo, che nel frattempo vediamo di mettere qua dentro un pochettino di legna. Riempilo completamente. Però sì, la legna la stiamo finendo. Spero di averla nei vari contenitori. E vediamo di craftare, casomai, 5 lingotti. Ma sì, della serie è meglio abbondare, tu divertiti. E intanto Papino vede di craftare il suddetto grasso. Richiederà 10 secondi per una singola unità. Qui mettiamo... oh, il grasso stesso può diventare del carburante. Non lo sapevo, ma per adesso preferisco utilizzare, casomai, la legna, quella standard. Dovrebbe essere più che sufficiente per craftare il grasso di cui abbiamo bisogno. E voilà, perfetto. Allora, ritorniamo al nostro tavolo. E... oh, adesso non c'è più lingotti di ferro. Aspetta un secondo. Li stiamo craftando, non è un grande problema. Ora, mi vuoi fare la ricerca sui componenti basilari di secondo livello? E lui disse, sì, Lon, ora ti accontento. Così facendo, dovremmo sbloccare, quindi, i nuovi progetti di livello 4... come ad esempio la piattaforma. Oh signori, ora ragioniamo. Che tuttavia ci richiede effettivamente dei lingotti di ferro, delle molle e i ball bearing, non so come si traduca in italiano. E anche delle viti e dei bulloni. Tutto abbastanza economico, poi presumo che dovremmo fare le piattaforme in legno. Ok, ora cominciamo a ragionare, santo cielo. Allora, per adesso buttami qua i lingotti. Teniamone magari un po' da parte in caso di necessità. Mettimi qui la carne, che tanto per adesso non so come cucinarla. E ripartiamo all'avventura. Fammi giusto recuperare quella bistecchina, perché più avanti il cibo potrebbe cominciare a diventare un problema. Ma ho visto cose! Ho sentito suoni e non mi sono piaciuti. Cos'è? Che sta accadendo? Prendi la pistola? No! Oh, è quella maledetta sanguisuga, creatura immonda! Ti puoi levare dal mio cocchio di treno? Ehi là, l'ho one-shottata praticamente. Ok, aspetta che intanto recupero anche... no, volevo recuperare i lingotti, gioco, ma facciamo finta di nulla, che è meglio. Mi accontento di recuperare un po' di ferro in giro.
Aspetta, 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 che si stanno avvicinando. E sono troppo lontani. Aspetta, aspetta, questi li ho presi. Ma non mi hanno droppato nulla. Dai, avanti, che Papino ha bisogno di grasso. Venite a farvi sparare sulle gengive. Finalmente un po' di legna, per fortuna. E abbiamo anche del cibo. Anzi, vediamo di mangiare appena possibile, che le barrette si stanno svuotando. Vediamo di bere. Abbiamo il ghiaccio, quello puro, che ci disseta decisamente molto di più. Aspetta, 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 che ho visto altro ferro là sopra. Mettiamo magari via la pistola. E che sono un attimino guardingo e spaventato. Non posso farci niente. Ammetto, lo squalo mi ha terrorizzato lo scorso episodio. Ho paura che mi one shotti e vorrei evitare di schiattarci male male e magari di dover ricominciare il viaggio da capo. Non so se c'è il permadeath o altro all'interno di sto cocchio di gioco. Una cosa è certa, avremo bisogno di tanto tanto ferro, come potete vedere, se vogliamo ingrandire il nostro treno. Sarà un componente indispensabile per craftare tutte le materie prime. Per adesso il sole non tramonta mai, però sembra davvero di essere sott'acqua, guardate bene. E le ombre si proiettano in maniera abbastanza bizzarra. È una mia impressione o questa zona ha un aspetto decisamente molto più post-apocalittico? Peraltro il gioco non ci ha detto praticamente nulla, non sappiamo cosa sia sto cocchio di mondo. Aspetta, grasso per Papino, perfetto. Non sappiamo come mai sia praticamente tutto frammentato. La cosa è molto ma molto inquietante. Il gioco mi serve decisamente molto più ferro o sta cocchio di locomotiva non riuscirò mai a craftarla. Dobbiamo creare il treno più lungo che si sia mai visto. Allora, aspetta che torno un attimino a bordo. Sì, sì, ormai dovremmo essere quasi arrivati. Allora, ferma la baracca, 2 secondi, perfetto. Recuperiamo il resto dei lingotti e mettiamone altri a fondere quanto prima. Ne abbiamo una marea, aspetta, aspetta, almeno altri 3, che cosa buona e tanto giusta. E ora che ci penso bene, le risorse che ci richiede il tavolo per la ricerca non le utilizzeremo per craftare la piattaforma, ma solo per ricercarla. Allora, ritornando a noi, ci serviranno quindi 2 viti e 2 molle. Vediamo se intanto possiamo già craftare tutto il necessario. Le molle ci richiedono ognuna una barra di ferro. Perfetto. Quindi, oh, pensa che abbiamo finito il carburante, vero? Vediamo un po'. Butta dentro un altro po' di legna. Per fortuna ne ho recuperata in grande quantità. Perfetto, il processo produttivo ha ripreso. Ok, perfetto. Recuperiamo le molle. Basta farmi più più in parte. E craftiamo casomai questi bearing, ognuno dei quali tuttavia ci richiede anche del grasso. Allora, aspetta un secondo, ritorniamo al nostro laboratorio. Perfetto, dovremmo avere tutto il materiale necessario per un paio di unità di grasso. Morone, mo vi sparo una questione di principio. Ehi, droppatemi la carne, bastardi! Avete fatto un errore a venire in questo quartiere, maledetti! Ma dimmi te, sembra quasi che mi stiano davvero prendendo in giro. Oh, oh, abbiamo finito il carburante anche qua. Aspetta che c'era della legna da quest'altra parte. Perfetto, droppiamo qui il resto della carne. Dammi un altro po' di componenti chimici. Che cosa buona è tanto giù. Maron il più più, maron il più più. Lo picchio male? Perfetto, dovremmo avere tutto il carburante necessario. Signore, non mi resti fermo lì che mi metto un pochettino di angoscia. Ok, cioè, serviranno altri 7 secondi. Allora, nel frattempo vediamo di riprendere il nostro viaggio. Guardali, guardali che mi perculano. La bistecca, la bistecca, aspetta un secondo. La bistecca della creaturina, gnammete. Ok, poi se scopro che fa schifo mi incocchierò tantissimo. Allora, ricaricami la pistola intanto, ciccio. Recuperiamo anche un po' di legna lungo il percorso. Qui abbiamo dei componenti organici. Ho sentito cose, ho sentito cose. Ehi, ehi, l'ho one shotato. Aspetta che mi ha droppato anche della pelle. Ancora non so a cosa serva. E altra carne. Perfetto, ancora carne. No, 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 gioco, dammi il cucinino quanto prima. Qua ti cucino letteralmente di tutto. Aspetta, aspetta, ricarica, 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 ricarica. Perfetto, abbiamo altra pelle. Quindi droppate praticamente di tutto, creaturine simpatiche. E soprattutto per nulla letali. No, abbiamo esaurito lo spazio. No, aspetta, ci stiamo per schiantare. Treno, 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 ferma tutto. Porco cane, abbiamo sparagli, rapidamente, sparagli. Perfetto, lo abbiamo distrutto male male. E comunque sì, lui non droppa praticamente nulla. Allora, ferma, che ho visto anche un bel po' di risorsine. Scarichiamo qui dentro la carne. Ottimo, recuperiamo il grasso. Ritorniamo qua e craftiamo quei cocchio di ball bearing. Perfetto, ce ne richiedevano 2. Perfetto. Maronne! Ho detto basta! No, basta! Lasciamo stare, io la mira, quando mai nella vita? Ok, vediamo di fondere un altro po' di ferro. Devo fare attenzione perché pian pianino lo stiamo finendo, ma in teoria le parti metalliche le utilizziamo solo all'interno del fonditore, quantomeno per ora. Dobbiamo attendere un bel po' di secondi. Perfetto, i ball bearing sono stati craftati. Mi serviranno anche un paio di viti. Ecco qua, altri 20 secondi. E abbiamo sacrificato a Satana un altro paio di lingotti. E dovremmo avere quasi tutto quello
che ci richiedeva? No, no, mi correggo. È esattamente tutto quello che ci serve. Sì, ma sto per sprecare uno sproposito di risorse. Ah, questo ha fatto male al nostro magazzino. Ma proprio una cifra. Yay! E abbiamo completato anche l'obiettivo che ci chiedeva per l'appunto di completare la suddetta ricerca. Ancora carne, perfetto. Oh mio Dio, ho paura che prima o poi cominceremo davvero a essere sotto attacco continuo da parte delle eventuali creature. Spero che, come su Raft, prima o poi riusciremo ad ottimizzare la raccolta delle risorse, quantomeno ad automatizzarla. Su Raft avevamo le reti che raccoglievano l'immondizia. Qui mi domando cosa si inventeranno, oppure non ci sarà nulla di automatizzato e dovrò far tutto manualmente. Ma la tristezza, santo cielo. Treno, aspetta, che c'è ferro letteralmente dovunque. Lo prendo. Ok, l'ho preso praticamente al volo. Puoi portare un po' di pazienza? Ha accelerato di colpo. Ok, che siamo pieni zeppi di risorse, ma le finiremo anche molto in fretta. Aspetta. Ah, ho schivato quella roccia per puro miracolo. Oh, marone, oh, marone. Ha laggato per un secondo, quindi vuol dire che probabilmente stanno arrivando delle creature. Mio. Oh, nel frattempo finalmente vedo la prossima stazione. Sì, lo so, ho esaurito lo spazio nell'inventario. Vediamo di ritornare rapidamente a bordo. Aspetta, sei del ferro? Sei del ferro? No, erano delle risorse alimentari. A parte che potrei anche mangiare al volo. Tanto mi trascina direttamente il gioco, non devo fare praticamente nulla. Gioco, perfetto, vai così. Vediamo di bere, ottimo. E siamo praticamente a posto. Arriva! Ma che sto tizio a fine gioco ci avrà delle braccia di proporzioni bibliche, santo cielo. Se ti tira un ceffone probabilmente ti uccide sul colpo. Ok, aspetta un attimo. Dammi un secondo. Dammi un secondo. Mi sono quasi preso la paratia di un treno sulle gengive. Cos'è tutta sta fretta? Oh, c'hai proprio voglia di visitare la prossima stazione? Aspetta, mi sa che siamo pieni. No, abbiamo un altro po' di materiale organico. Non vedo l'ora di farlo in padella come lo faceva la nonna. Componenti chimici, ottimo. Ah, speriamo che anche la prossima stazione sia disabitata e tranquilla. Non sappiamo se le persone che vivevano da queste parti siano effettivamente amichevoli nei nostri confronti. Potrebbero anche tentare di ammazzarci. Sarebbe un bel problemone. Signore, che piacere rincontrarla. Mi dà un veloce passaggio fino alla stazione. Credo che questo sia un sistema di sicurezza. Se tu non sei una locomotiva, non ti fa entrare all'interno di questo luogo sicuro. Oh, buongiorno. Sì, però con quanta velocità, non me lo dici? Ok, per adesso sembra tutto normale, tranquillo. Allora, vediamo se posso svuotare parte del mio inventario, perché altrimenti non so dove mettere gli oggetti che troveremo nella stazione. Ok, siamo onesti, se non crafto un'altra chest non andiamo da nessuna parte. Buttala direttamente lì, perfetto. La cosa strana è che questa chest in teoria dovrebbe essere upgradabile. Ma gli posso anche cambiare il nome? Non lo sapevo. Ok, impariamo sempre cose nuove. Butta per adesso qua dentro i vari oggetti che non ci servono. Perfetto, della serie meglio che nulla. E vediamo di dare un'occhiata alla zona circostante. Ok, dammi cose utili. Abbiamo due unità di metallo. Altro metallo anche qua. Diamo un'occhiata anche ai piani inferiori. Come facevano a vivere da queste parti? Peraltro non ho visto depositi di cibo o altro. Probabilmente queste stazioni servivano semplicemente per rifornirsi e per riparare eventuali treni o vagoni che fossero stati danneggiati dalle creature del vuoto. La cosa strana è che tutte le scritte sono in tedesco, quindi probabilmente la Germania del tempo c'era arrivata prima di tutti gli altri. Hai capito? Aspetta un attimo, possiamo scendere anche da quest'altra parte. Ah, buono a sapersi. Ho trovato una grandissima quantità di metallo. Per fortuna, questo l'ho preso proprio al volo. Maronne, ormai arraffo tutto alla velocità della luce. Aspetta, abbiamo ancora legna per i nostri fonditori. Per fortuna che il treno va avanti in automatico, altrimenti sarebbe un bel problemone. Sì, mi sono jumpscherato da solo, se qualcuno se lo stesse domandando. Ok, dovremmo aver ripulito, penso, tutta la zona purtroppo. Pertanto vediamo di levare le tende molto in fretta. Ho la vaga impressione di aver raggiunto troppi obiettivi. Credo che il gioco si aspettasse che io non avessi già ottenuto così tanti oggetti. No, perché non so più dove mettere tutto. Per adesso alla stazione ancora non potevo aggiungere un nuovo vagone, perché ovviamente non lo posso craftare io a manina. Ci dovremmo rifornire direttamente alle stazioni. Wheela! Ci sono dei frammenti giganteschi. Allora, facciamo finta di nulla e ripartiamo all'avventura recuperando tutta la spazzatura. Cioè, praticamente io sono un netturbino del vuoto. Questo è il mio lavoro, in fin dei conti, eh. Porco cane, c'ho davvero l'inventario strapieno. Oh no, un'altra di quelle maledette sanguisughe. Morici, porca di quelli per porca. Quanto è imprecisa quest'arma. Sputta, che mi ha dato della carne e della pelle. Oh no, è tornato il nostro amichevole squalo. Salve signore.
Ok, avete visto che ci vogliono un bel po' di proiettili per riuscire ad abbattere il bastardo. Ma se continuiamo a sparargli e non gli diamo la benché minima possibilità di avvicinarsi, siamo praticamente a posto e non dovremo sprecare risorse per riparare il nostro treno. Dannazione. Possiamo accelerare un pochettino? Tanto siamo pieni zeppi di risorse. Non mi preoccupo più di tanto. Forse se ci allontaniamo abbastanza perderà le nostre tracce. Cerchiamo di fargli colpi alla testa, ma è già tanto. Se riesco a prenderlo costa cocchio di pistola. Oh, per fortuna che abbiamo i proiettili infiniti, altrimenti sarebbe un bel problemone. Aspetta che recupero anche un po' di cibo, tanto che ci siamo, perché ne sto incontrando sempre meno. Probabilmente il gioco si aspetterà che impariamo a cucinare quanto prima. Abbiamo sbloccato nuovi progetti, peraltro. Ah, no, dobbiamo ancora fare il secondo che... Oh, lo possiamo già ricercare. È praticamente una parete, credo che sia, o un supporto per i nostri vagoni. Aspetta, aspetta un secondo, recuperami altri componenti organici. Cosa? Porco cane, mi ha fatto cagare in mano. Creatura immondissima, muorici male. No, 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 no. Aspetta, la pelle mi serve. Qua non è in cariola, cioè non so ancora a cosa mi serve. Ma se me la danno, detto così suona male, ma ci siamo capiti, è abbastanza ovvio che ci servirà in futuro. Forse per, boh, per i sedili. Non lo so nemmeno io. Aspetta che torno a bordo, che c'ho paura. Gioco, non so più dove mettere ste cocchie di risorse. Voglio essere onesto con te. Oh, niente, non ci lascia stare, dannazione. Ok, continuiamo a sparargli. Anzi, facciamo una cosa tattica. Ferma tutto. Dobbiamo eliminarlo. A questo punto mi faccio raggiungere e lo crivello di colpi come non ci fosse un domani. Oh, in verità ci siamo fermati in un ottimo punto. Ci sono ben 3 unità di metallo. Oh mio Dio, mi si è fermato il treno. Come farò se qualche creatura mi attacca, dannazione? Perfetto. Ok, vedo che la tattica funziona. Madonna. Posso avere una mitragliatrice, non lo so, un bazooka, proiettili infiniti? Che decisamente sarebbe perfetto per questa occasione. No, ti sta avvicinando parecchio. Ti stai avvicinando anche troppo, piccolo bastardo. Almeno questo è molto più visibile dell'avvocato di Raft. Ok, l'abbiamo quasi eliminato. Aspettiamo che si avvicini abbastanza, altrimenti non lo posso raggiungere. E non mi hai droppato nulla. Non mi hai droppato veramente nulla. Bastardo e tirchio, santo cielo. No, no, non ho droppato niente. Possiamo comunque recuperare, come dicevamo, tutto questo sproposito di ferro. Aspetta, dov'è il terzo? Mi pare che fosse qua dietro. Olè. Direi di metterlo a fondere quanto prima. Guarda, c'è anche tanta legna. No, davvero ci siamo fermati nella zona migliore. Piu, 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 piu anche a voi, ragazzi. Piu, piu, piu anche a voi, ragazzi. Ok, mi sto facendo prendere dalla mia vena un po' psicopatica. Assolutamente sì, accelera anche il treno. O come ho detto, o sarà un anno, siamo ancora qui. Guarda parti metalliche che abbiamo. No, 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 dobbiamo convertirle quanto prima. Ci credo che ho l'inventario sempre pieno. Tanto lo sappiamo molto bene che ci serviranno viti, bulloni, chi più ne ha più ne metta, per craftare il prossimo vagone. Io voglio ingrandire sto treno, non ce la faccio andare avanti in sto modo. Piccoli lingottini, venite da Papino, ottimo. E cominciamo subito a darci da fare. Visto che tanto dobbiamo intraprendere un lungo viaggio, direi di iniziare a craftare tutto il necessario. Ok, per adesso la zona è relativamente vuota. Altrimenti dopo dovrò far tutto e ci metteremo una vita. Aspetta che... Ah, no! Ho bisogno del cibo, gioco! E ho bisogno anche dell'acqua, che non sarebbe male. Come siamo messi a risorse, peraltro? Non siamo messi poi così male. Aspetta che intanto c'è il gioco che mi trascina in automatico. Appena cucineremo quella carne, presumo che la barretta si riempirà molto più rapidamente. Buongiornissimo. Smettila di passare sopra il treno. Ottimo. Altro lingottone craftato. Nel frattempo aggiungiamo un po' di legna. Questa sta finendo invece. E come dicevo, craftiamo anche abbiamo finito i prodotti chimici. Sì, è finito tua nonna in cariola. Ce ne ho un'armata praticamente. Dicevo, craftiamo qualche altro lingottozzo di rame. Ecco qua, perfetto. Esauriamo praticamente quasi tutte le nostre risorse. Aspetta che qui abbiamo un altro po' di legno. La cosa strana è che non abbiamo quasi incontrato elementi naturali fino adesso. Per fortuna che chiunque abbia costruito i binari non li ha fatti passare vicino a zone eccessivamente pericolose. Aspetta che abbiamo altri prodotti chimici. E se ho visto bene, c'è un altro po' di metallo. No, c'è tanto metallo. Aspetta, aspetta. Mangia, mangia, perché io questo metallo non lo lascio indietro. L'ho preso? L'ho preso perché c'era la corda che mi ha tirato all'improvviso. Aspetta, altro metallo. Gioco, porta pazienza. Maronne, sto facendo questa parte del viaggio decisamente con troppa rapidità. Non posso mettere le risorse da nessuna parte. Aspetta, allora scaricami qua quantomeno il ghiaccio puro, in modo tale da tenerlo da parte in caso di necessità. Ho sentito rumori brutti. Buongiorno. Non è che c'è un'altra di quelle sanguisughe? Sì, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista. Aspetta, aspetta, ti piglio al volo. Ah, grasso, 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 vieni da Papino. Ottimo, intanto c'è un altro checkpoint dietro di noi. Allora, abbiamo i lingottozzi pronti, perfetto. Qui abbiamo le viti, ma ovviamente non c'è spazio. Torna nel fonditore, crafta qualche altro lingotto standard. Perfetto, ho praticamente esaurito
tutte le barre metalliche. Aspetta, 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 vediamo di recuperarle quindi. Alla velocità della luce, treno, treno. No, 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 non fammele perdere, non fammele perdere. Aspetta, aspetta. Oila, cosa sono peraltro questi frammenti giganteschi? Sembrano vetro o cristallo, non saprei dirlo nemmeno io. Ciao treno, non mi ricordo di essere in parte a te. Ok, dovremmo avere tutto il necessario. E che davvero sono pieno zeppo di ceste, di materiali. Vediamo un po' se abbiamo sbloccato qualcos'altro nel frattempo. In effetti sì, oh la cucina. Oh la cucina, aspetta, 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 aspetta. Ferma tutto, ferma tutto. Dammi un attimo. Ah, non possiamo andare avanti in questo modo. Allora, per la cucina ci richiedono dei lingotti, della legna, tanta legna, e del filo di rame. Ah no, in verità quell'immagine è sbagliata, perché il copper pipe in verità non è il filo, questo è il filo. Il copper pipe è un tubo in rame. Quindi sì, immagine palesemente sbagliata. Vediamo di craftare un paio di tubi. Perfetto. E... oh mio Dio, sì lo so, hai finito la legna. Per adesso lasciamo così. Dovrei avere della legna, sì, all'interno della chest. Allora, vediamo di scambiare la legna con il grasso. Ecco qui. Svuotiamo uno slot dell'inventario, così finalmente posso recuperare i tubi che decisamente non hanno la forma di tubi. Li inseriamo nel banco da lavoro e voilà! La ricerca è praticamente completata. Ora, ovviamente, dobbiamo trovare anche i materiali. E poi servirà altra legna per alimentare la suddetta cucina. Vediamo un po' cos'altro abbiamo. Lo sterilizzatore e le bende. Le bende sarebbero utili, tuttavia ci richiedono quella strana boccetta là sotto che probabilmente otterremo facendo prima questa ricerca, che ci richiede dei componenti organici. E poi dobbiamo tornare qui per craftare invece il componente chimico instabile, che possiamo già vedere di elaborare. Inseriamo un pochettino di legna, che cosa buona e tanto giusta. E il DeLonGamer disse: si è craftato sto strano coso. La boccetta in plastica o in vetro, non so come l'abbiamo ottenuta. Ma vabbè, dettagli, vediamo un po' se c'è qualcosa di utile. Neanche un po' di risorse, aspetta che c'è del ghiaccio qui, ok. E un altro componente organico, che neanche a farlo apposta ci serve proprio adesso. Recuperiamo il componente molto instabile, ritorniamo direttamente qua e facciamo partire anche la prossima ricerca. Allora, fatemi giusto vedere la cucina, anche se davvero non ci abbiamo più spazio. Cucina? Ah, eccola qua, è praticamente un barile. Sotto facciamo tutte le braci e sopra ci cuciniamo tutto quello che ci serve. Ci sono gli utensili, c'è il tavolo per tagliare, lì come si chiama. Carino, carino. Abbiamo già tutti i materiali, ci servono solamente un paio di tubi in rame. Piu piu, basta ragazzi. Piu piu, basta. E che cocchio. Vediamo se imparano la lezione. Allora, nel frattempo riprendiamo il nostro viaggio. Dovremmo avere esaurito un po' le risorse. E neanche tanto. Allora, mettimi qua i lingottozzi di rame, qua i lingottozzi di ferro. Però sì, pian pianino i vari contenitori cominciano a svuotarsi. Oh, neanche troppo. Avevamo dei lingotti di ferro qua. Neanche lo sapevo, dannazione. Spostiamo casomai intanto una pelle, perché possiamo contenere solo 5 oggetti. E dai, è gioco. Ok, ritornando a noi, possiamo mettere qua dentro un altro po' di legna, ma quanto prima dobbiamo andare là fuori a recuperarne un altro po'. Treno, smettila di correre! Maronne, oh! L'unico treno che ci ha fretta di arrivare a destinazione. Questo treno non è ispirato chiaramente a Trenitalia, perché manco una volta che i treni arrivassero in orario. Ma vabbè, dettagli, aspetta, aspetta, non farmi precipitare, porca di quelli per porca. Ok, altro ferro. Mi domando quante risorse dovremo sprecare per aggiungere un altro vagone. Gioco, io voglio aggiungere un vagone. Quindi vediamo di darci una mossa. Da questo punto di vista condivido il tutto. Allora, aspetta un secondo. Accelera. Vai, pista via. E non è che pisti via poi tanto più rapidamente. La cosa inquietante è che non abbiamo modo di ottenere dell'acqua se non dai pezzi di ghiaccio che troviamo in giro. Mentre invece il cibo ci basta sparare a qualche creaturina che passa di là e in qualche modo si combina. Che cosa buona e tanto giusta. Come ho detto, più avanti sicuramente, quando aggiungeremo anche nuovi vagoni, potremo sbloccare delle macchine per il crafting decisamente molto più avanzate. Credo che il nostro vagone sia talmente tanto carico di oggetti, ed è per questo che non riesce ad andare più veloce di così. Dai, pedala! Ah, ho capito una cosa. I nostri proiettili cadono molto rapidamente, non percorrono delle grandi distanze, come è giusto che sia. Cioè, è solo il nostro personaggio che riesce a svolazzare, probabilmente per via di quegli strani equipaggiamenti che ha sul braccio. Oh, ho finito lo spazio. Ho finito lo spazio, un cocchio di niente. Aspetta, e ho scoperto peraltro che se premo F posso fare un attacco in corpo a corpo. Aspetta, aia, ah, mi sono fatto malissimo. Aspetta, recupero anche questo, ottimo. Così abbiamo un altro po' di legna
porca di quelli per porca le rocce in faccia, non fanno piacere, chi l'avrebbe mai detto? Ad ogni modo, abbiamo completato la ricerca sullo sterilizzatore. Presumo che dobbiamo utilizzare il nostro laboratorio per craftarlo, in effetti sì. Ci richiede un componente organico e ancora una volta un componente instabile chimico. Quindi vediamo di... no, per qua non abbiamo più roba. Avevo una cesta piena zeppa. Ah, ok, vedi che non è un grande problema. Ne abbiamo solo uno purtroppo. E guarda un po', ho trovato il componente organico e siamo arrivati a destinazione. Buono a sapersi. Ho giusto un'occhiata in giro, ma non mi sembra di vedere nulla di utile. Abbiamo giusto un po' di acqua. Allora fammi ritornare direttamente qua e craftiamo intanto il componente instabile. Spero che il gioco prima o poi ci dia delle risposte. Ovviamente è in accesso anticipato, quindi la lore probabilmente non è stata ancora introdotta più di tanto. All'interno del gioco ci vorrà, non lo so, forse un anno, anche di più, prima che arrivi allo sviluppo finale. Sapete come sono questi giochi indie. Però devo dire che mi sta prendendo un sacco. Check the weapons and get ready to fire. Every time a brawl is about to begin, it is such a rush. Well, I am not the one to deal with, but I mean, if it was up to me, I'd show them. Yes, I'd show them all how it's done. Ok, quindi il prossimo deposito sarà guardato a vista dai nemici. Vedi che avevo ragione, dannazione. Anche perché avevo visto il trailer, ma vabbè, dettagli. Allora, direi che ci dobbiamo organizzare molto meglio e dobbiamo craftare assolutamente qualcosa per curarci, come ad esempio le bende. Allora, per adesso vediamo di terminare la ricerca su questi componenti chimici. Tanto, finché io non suono il corno, quella porta non si dovrebbe aprire, che è cosa buona e tanto giusta. Perfetto, ritorniamo al tavolo da lavoro e sblocchiamo anche le bende di oh mio Dio, la porta si è aperta. Quindi sto cocchio di corno cosa serve? Ma porco cane. Allora, presumo che le bende le... spavento, si chiude la porta, le crafteremo qui. Gioco dice no. Quindi le craftiamo al nostro banco da lavoro. Componenti consumabili. Per le bende ci servono della pelle e quel cocchio di alcol che abbiamo appena sbloccato. Allora, aspetta, una cosa per volta. Prepariamoci al combattimento. Non riuscirò mai a craftare le bende in tempo. Dannazione, avrei dovuto fermare il treno. Wow, 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 mi stanno già sparando. Aspetta, aspetta. Le possiamo risolvere da persone civili? Scusate, buongiorno. Credo che ci sia stata una piccola incomprensione. Il mio inventario è pieno? No, neanche tanto. Vorrei potermi muovere all'interno della stazione e recuperare tutti gli oggetti che mi servono. C'è qualcuno che sta sparando non so da dove. Ehi, ehi, mi stanno sparando al treno, bastardo. Ma sparo io al tuo treno, e che cocchio. Bastardi maledetti. Ok, fai fuori il fetente. Oila, ho sto revolver e una chiavica perché non riesco a fare praticamente danni. Aspetta che c'è un altro tizio. Oh, ci sono tanti tizi. Ok, vediamo di andare in copertura. È che i movimenti di sto gioco non sono proprio il massimo. È difficile anche riuscire a prenderli in testa. Ok, dovremmo averlo ferito gravemente. No, direi che c'è morto. Male male. Ok, non ci stanno neanche facendo troppi danni. Volevo fare un colpo alla testa, signore. Ok. E voilà. Perfetto, ho eliminato anche questo. E voi avete il revolver con munizioni infinite, eh? Barboni, barboni. Ok, dimmi, quello è l'ultimo. Un ci guarda un po' le scatole piene. More c'è male. Ok, eliminato. Dai, c'aveva un altro cugino anche dall'altra parte. Corri, corri, corri. Dobbiamo avvicinarci, altrimenti con sta cocchio di arma non riesco a pigliare nessuno. Allora, senti, facciamo una cosa. Andiamo di prepotenza proprio così davanti a loro e gli scaraventiamo addosso tutto il piombo che abbiamo. Credo che probabilmente spariamo proiettili di piombo. E questi che cocchio sono? Ah, che spavento, tua nonna in carriola, porca di quella iperporca. Aspetta, con F, aspetta. Oh, volevo dargli un colpo veloce. Inoltre, palpeggiando i cadaveri dei tizi, ho ottenuto un componente per il revolver. Quindi o possiamo migliorare la nostra arma, o forse ne possiamo craftare di altre. Ma ovviamente c'ho il cocchio di inventario che è praticamente pieno. Qui abbiamo trovato una scatola. Le risorse che metterai in questa scatola non verranno salvate. Se lasci il deposito e non le hai prese, sono cocchi tuoi. La scatola per la costruzione. Forse qua dobbiamo mettere i materiali che utilizzeremo per espandere il nostro treno. Sì, ma come facciamo? E questo che cos'è? Non hai abbastanza token? Ah, buongiorno. Non so nemmeno cosa sia. Non so nemmeno come ottenere i token. Wheela! Ora ragioniamo, questo è un aspetto molto serio. Oh, finalmente. Allora, possiamo aggiungere un vagone. Tuttavia il gioco ci richiede... chi è sto tizio? Credo che ci siamo dimenticati di uccidere un signore. Il gioco praticamente despawna tutte le texture, ma lascia i PNG e via dicendo. Allora, per aggiungere un vagone ci servono praticamente un paio di molle e un paio di ball bearing che possiamo costruire molto rapidamente. Allora, torno velocemente a bordo del nostro treno. Recuperiamo tutti i lingotozzi.
4 lingottozzi di ferro, che cosa buona e tanto giusta. Allora, aspetta per i ball bearing, tuttavia ci serviva anche il grasso, che è una rottura di scatole. Craftiamo anche un paio di molle, ottimo. Le viti le abbiamo già costruite prima e dovremmo già averle nell'inventario. Perfetto. Devo tuttavia liberare il nostro inventario perché sono pieno zeppo di parti metalliche. Ok, craftami altri 5 lingottozzi. Vediamo di mettere un po' di legna nel fuoco, così mi si libera l'inventario. Oh, sì, ma che fatica di vivere, gioco, santo cielo. E voilà, abbiamo anche le molle. E poi abbiamo bisogno del grasso e anche dei componenti chimici. Ok, per adesso scambiamo questi oggetti. Ritorniamo al banco del laboratorio e craftiamo una grande quantità di grasso. Senti, abbondiamo perché prima o poi ci servirà, questo è poco ma sicuro. Dobbiamo aggiungere un po' di legna. Oh maronne, la sto finendo. Al massimo usiamo il grasso per craftare il grasso per il lavoro. Ma vabbè, dettagli, vai pure, ottimo. E di men che non si dica, abbiamo una grandissima quantità di grasso. Ritorniamo qui e finalmente dovrei poter craftare quei bearing. Me ne basteranno 2. Sono più che sufficienti. Evitiamo di far fuori tutte le nostre risorse, altrimenti più avanti avremo grossi problemi e non potremo migliorare il resto del treno. Aspetta, aspetta che intanto do un'occhiata in giro. Ok, abbiamo altra legna qui dentro. Buongiorno, scusate, altri pezzi di metallo. Ho paura di essere attaccato dal tizio, ma credo che sia teoricamente qua sotto. Perfetto, ritorniamo de novo a quella cocchio di postazione. Vediamo un po' come funziona. Tengo premuto add wagon e olè! Alla grandissima, ci possiamo costruire per adesso nulla. Qua dobbiamo sicuramente mettere i pavimenti in legno, questo è poco ma sicuro. Ho notato inoltre che c'è anche upgrade wagon, quindi possiamo migliorare probabilmente la resistenza della nostra carrozza. Io la butto là, sto andando tutto di ipotesi, gente. Ok, ritorniamo indietro e ui la la, buongiornissimo. Ora ragioniamo. Allora, tiriamo fuori il nostro libricino. E qui abbiamo il pavimento in legno, quindi 1, 2, 3 e 4. Oh, perfetto. Ora possiamo utilizzare tutta questa zona qua dietro e metterci eventualmente altre macchine produttive, i magazzini. E chi più ne ha più ne metta. Allora, in teoria devo tirar fuori il mio grande e grosso martello. Perfetto. Basta che puntiamo su un oggetto che è già stato messo sul pavimento. E se premo G, al costo di una unità di legno, mi permetterà di rispostarlo. Allora, facciamo tutta una zona con i magazzini direttamente qua dietro. L'ho messo anche dritto, cosa vuoi di più dalla vita? E spostiamo tutte ste cocchie di casse. Poi, aspetta, no, devo premere G. Dicevo, poi appena possibile vediamo di dargli un senso logico di ordine. Così nei commenti non mi stracciate troppo gli zebedei. Ammetto, sarebbe carino poter mettere delle etichette all'esterno delle nostre chest, così è più facile individuarne il contenuto. Ma come ho detto, il gioco è in fase di sviluppo, quindi dovremo pazientare. Oh, molto ma molto meglio. Allora, tanto che ci siamo, direi di spostare sicuramente il nostro laboratorio e lo mettiamo qua di lato. Appena possibile voglio anche costruire le pareti e anche il nostro tavolo da lavoro, in modo tale che la zona davanti è praticamente libera. Lascio casomai un po' di spazio fra gli oggetti e le pareti nel caso rischiassimo la compenetrazione. Possiamo anche spostare le leve. Però come potete vedere adesso abbiamo decisamente molto più spazio a nostra disposizione. Ah, è una locomotiva un po' open space, ma giusto un po'. Beh, una cosa è certa, questa è la stazione più grande che abbiamo incontrato fino adesso. Volevo dare velocemente un'occhiata, si sa mai che troviamo qualche altra risorsa extra che ci farebbe veramente molto comodo. Sono messo male soprattutto a legno. Lo abbiamo utilizzato per spostare le varie casse, però almeno c'è del metallo. Mi consolo. Ok, questo teneva praticamente un tronchetto di legno sulla propria scrivania tipo fermacarte. Ottimo, ho trovato un po' di materiali, ma non ho trovato alcun modo per raggiungere il tizio che abbiamo visto sotto di noi. Credo che probabilmente il signore sia spawnato male e si trovi sotto la mappa. Ok, purtroppo ho praticamente quasi finito le nostre risorse e pertanto dobbiamo lasciare questo posto. Arrivederci, signore. È tipo l'ultimo sopravvissuto. È abbastanza ovvio che ci morirà fra le atroci sofferenze. Oh, maronne, che spavento. Per fortuna che adesso abbiamo il big trenozzo. Dobbiamo capire come costruire, casomai, la struttura del treno, ovvero le pareti, il soffitto e tutto il resto. Wow! Signori, questa zona è inquinata? Ma che schifo. Allora, aspetta un secondo. Aspetta, fermati un attimo. Allora, sto registrando quest'ultima scena dopo aver montato il video, perché mi sono accorto che si era interrotta la registrazione
E porco cane, come potete vedere, è anche spawnato un cocchio di squalo del vuoto adesso, perché mai una cavolo di gioia. E mi sono accorto che si è corrotta una piccola parte in cui montavo uno di questi strani supporti verticali che secondo me ci permetteranno più avanti di mettere una chest sopra e una chest sotto. Se ne mettiamo tantissimi, parca di quelli per porca tua nonna trota. Dicevo, se ne mettiamo tantissimi di questi, potremmo risparmiare un sacco di spazio a bordo del nostro treno e riempire il tutto di una marea di chest che, come avete visto, contengono veramente pochi oggetti. Dove è andato? Signore, si respiri tutto l'inquinamento e ci muoio male male. Ad ogni modo, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo, casomai, vediamo di costruire anche la cucina. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Che piacere incontrarvi di nuovo. Dicevo, costruiamo la cucina e anche il resto delle strutture. Per adesso sta abbastanza alla larga, che è cosa buona e tanto giusta. E immagino che pian pianino potremo anche vedere di espandere il nostro treno in modo tale da renderlo bello lungo come solo Rocco saprebbe effettivamente fare. Soprattutto voglio cominciare anche a costruire tutta la struttura in metallo, chi più ne ha più ne metta. Però sì, le zone stanno diventando decisamente sempre più inquietanti. Quindi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o vi faccio sbaciucchiare dallo squalo del vuoto, che non so dove poi è finito. Ok, ecco, lo abbiamo ritrovato. E noi ci vedremo in un prossimo video. Lo squalo del vuoto, spero proprio di no. Vada via, signore. Ciao ciao.